vediamo dove eravamo, da sola. Non hai parole, eh? Io non so come dirtelo, Jordi, perciò sarò diretto. Tua madre e io siamo stati trasferiti in ascella di base. Vorremmo tanto portarti con noi, ma siamo... Come mai sono lui? Convinti, come tutti, del resto, che per te sia meglio restare con il professor Dawkins. Aia! Cazzo. Verremo a trovarti non appena c'è possibile. Può succedere, papà? E quando starai meglio, tornerai a stare insieme a noi. D'accordo? Sì, sì. È la cosa migliore. Faccia di culo, bugiardo. Te piangi, stronzo. Ciao, Jordi. Vai, vattene. Sì. Mo' arriva lei. So che è difficile, ma vedrai che funzionerà. Dobbiamo andare, Susan. Solo un attimo, Philip. Il bacio di Giuda. Vattene. Basta, non fa niente. Porta fino in fondo. Ancora un minuto, vediamo quanto resiste. Voleva uccidermi. Non me lo lasceranno uccidere mai. Sei un mostro. Hai capito? Mostro! Mio Dio. Jody. Matti di ulo, vai. Jody. So come ti senti, ma hai fatto la cosa giusta. Tutti fuori ora dalle bale. Già finita. Navajo. Siamo rifiniti nel deserto. Era un po' ingrassata, via. Culotto. Senti, sono davvero esausta e ho sete e non ho idea di dove cazzo siamo, perciò non rompere, lasciami perdere, ok? Siamo calmi, bimba. Aio. Vai, sbriciolata. Guarda, non attraversa la strada, ma... Che peccato, che peccato, che errori. Stupidi. Niente, bisogna andare dritto, allora potevano anche non mettercelo sto pezzo.
Fanno vedere la patatina, vedrai come si fermano. Questo è buono. Camionista arrapato di sicuro. Niente. Andrà tutto bene, Jody. Siamo in mezzo al nulla. E io sto morendo di sete. E siamo nella merda. Ma andrà tutto bene. Lasciami stare, Aiden. Cosa? C'è una asina. È tutto ok, Aiden. Non c'è motivo di essere nervosi. Andiamo via. Direi che... Mi dispiace, non vorrei disturbare. Beh, fidati. Sto cercando un posto in cui passare la notte. E speravo che... Non puoi stare qui. Mi spiace. No. Per favore. Ma è velocissimo. Stanotte farà molto freddo. Io non so proprio dove altro andare. Prometto che domani mattina me ne vado. Te l'ho detto, non puoi stare qui. Devi andartene. Ma col babbo andiamo. Va bene. Per stanotte puoi restare. Entra. Come ti chiami? Jody. Io sono Paul. I miei figli, Cory e Jay. E mia madre, Shimasani. Non farci caso se non ti rispondo. Sono anni che non parlo. Stavamo per cenare. Se ti vuoi unire a noi. Sì. Sì, grazie. Mamma mia, vieni. Datemi qualcosa. Che si prende? La ciccia. E anche il panino, però. Oh, tortillas. Guarda lui, e c'ho fame, la bimbo. Beviamo. Vino? Dagli uno scappellotto a quello stronzo. Che si fa? Ciccia. Acqua. Vai, se non si fa azzi su, lui mi tira una puntata ora. Non vediamo molti autostoppisti qui. Dove sei diretta? Evasiva. Giro di città in città, senza una vera meta. Capisco. Cavalli. Voi allevate cavalli? Sì, Mustang. E teniamo anche qualche ciurro. Qualche ciurro? Pecore. Oh. Vendiamo la lana e il latte. Non è molto, ma ci manteniamo.
Navajo. Voi siete Navajo, giusto? Siamo Diné. Vuol dire il popolo in Navajo. È così che ci chiamiamo. Questo è il primo ranch che vedo dopo tante miglia. Mm-hmm. Eravamo in tanti. Gli altri se ne sono andati in città. Qui la vita è dura. Che c'è? Beh, che ci sono gli zombie? È tardi. Jay ti mostrerà la tua stanza. Buonanotte. Ta nonna in gatta buia, vai. Non vieni? Una bellina, eh? Resta nella tua stanza. Qualunque cosa tu senta. Quello che sento. Cosa vuoi dire? Se tieni la tua vita, chiuditi dentro e non uscire fino a domani. Vai. Voilà. Vai. Ah, quanto è bellina. Però a letto non ci andiamo. No, usciamo, andiamo a vedere. Si è a letto. Ora arriva il mostro. Lo so. È un posto molto strano questo, ma non temere. Domani saremo lontani da qui, promesso. Buonanotte. Dell'azione. Come sexy, eh? Alziamoci. Ma non è rinchiuso sti stronzi, eh? Bert, che sta succedendo? Ok, ci penso io. Trova il modo di aprire la porta. Balsamatura. Ah, si può bussare a tutti. Lui sta a pregare.
ci penso io a risolvere l'enigma. Paul! Aprimi! Che cavolo succede? Torna nella tua stanza subito, Jody! Ti prego, ascolta. Fa come ti dico. Ma che? Ci penso io, c'ho lo spirito. Cosa ci fai tu qui? Ti avevo detto di stare in casa. Cosa diavolo era qui? Torna a dormire. Domani te ne vai. Fatemelo sistemare. Vieni. Approfondiamo. Beh, hai acciaia. Dammi il peyote, vieni. Ok, non c'è niente. Sembravi sfinita. Ho detto di lasciarti dormire. Grazie, io ne avevo bisogno. Ho fatto del caffè. Fa schifo, ma... Roba un cornettino, c'è un cazzo? E l'ha imbalsamato. Dai, leviamosi di uno. Io resterei un altro giorno, però. Allora io vado. No. Mi dirà resta. Grazie. C'è molto da fare qui al ranch. Se vuoi fermarti per qualche giorno a darci una mano. Non posso pagarti, ma avrai un tetto e un pasto caldo. Che ne dici? Parti i giorni, dai. Sì. Sì, perché no? Bene. Ci sono dei vestiti nella stanza di Cory. Ci vediamo dopo. Che cazzo di maglia si è messa? Allora, sei pronta? Certo, quando vuoi tu. Le pecore hanno sete. Vuoi pensarci tu? Certo. Andiamone. Poverina, non mi salì la nonna. Dai, lavoro.
Allora, starai qui per un po'? Pare proprio di sì. Grande. Cioè, un po' perduto fa comodo. Grazie, Jody. Puoi prendere un po' di fieno dalla stalla? Brava, corri perché mi sono rotta. Anonia ci ha dato di nulla? Salve. Mi chiamo Jody e mi fermerò qualche giorno qui con voi per darvi una mano. Spero che non le dispiaccia. Insomma. Ma è bellissima. L'ha fatta con le sue mani. Ok. Non è reattiva. Andiamo a fare il lavoro. Vai, da dove è il fieno? Aiutami, Aiden. Che è successo? È rimasta impallata, vi? Facci piano, Aiden. Soltanto una balla, non tutto quel mucchio di fieno. C'è la balla, va? A chi si dà? Al cavallo? Ehi, Jody! Pranzi? Va bene, fammi finire qui e arrivo. No, non la prende lui. Mi dice che devo andare dall'altra parte. Alla apra ne va andata. Quello lì, il caprino. Mettilo dove vuoi. Grazie, Jody. Che ha detto? È ora di pranzo. Mangia coi ragazzi, se hai fame. Tu non vieni? Dopo. Ho ancora da fare. Ok, allora dopo. Andiamo a rimagnare. Avanti, siediti. Grazie. Shimasani. È vero che sono anni che vostra nonna non parla? Esatto. Mio padre dice che non ha più parlato dalla morte della bisnonna. Ormai saranno più di 30 anni. C'è molto lavoro qui al ranch. Già. Mio fratello Jay cura i cavalli. Io mi occupo di ciurro e mio padre pensa a tutto il resto. E pecore. Ho visto le pecore morte. Che cosa è successo?
La tempesta. Escono dal recinto e muoiono soffocate dalla sabbia. Quando ho aperto la porta ieri notte, ho visto qualcosa. Sì, insomma, sono sicura che ci fosse qualcuno. Non so di che cosa parli. L'avrai sognato? Fai sempre così tante domande? Quando non riesco a capire qualcosa, sì. Sì? E se cominciassi io a fare domande a te? Da dove vieni? Cosa fai qui? Forse non ti piacerebbe. Perciò tieni le tue cose per te. E non fare più domande a noi. E ora scusami, ho da lavorare. Lascialo perdere, Jody. Se lo conosci, non è così male. Ne sono certa. Bene. Meglio che torni al lavoro o papà si arrabbia. Ci vediamo. Vabbè. Collanina di merda. Complimenti, Jody. Dove è andato quell'altro? Ehi, c'è altro che posso fare, Paul? No, ma forse i ragazzi hanno bisogno di una mano. Ok, chiedo a loro. Dove saranno? Qui non c'è nessuno. Cos'è la bella affare? Eccolo lì. Ce l'hanno dal cavallo, andiamo a trovarle, eh. Eccolo lì. Mo mi fanno domani la bestia. Vediamo cosa facevi. Fiero e cocciuto. Non vuole mai entrare con gli altri. Ti spiace se provo? Hai mai lavorato con i cavalli? No. Accomodati. Si chiama Ashki. Ciao, Ashki. Non aver paura, adesso vengo vicino, d'accordo? Vieni. Vieni qua, c'ho la carota. Piano, bello. Bellino. Visto, Ashki? Non è così male. Ammettilo. Un po' ti piaccio, eh? Ehi, Aiden. Hai mai sognato di cavalcare?
portalo nel recinto. Che ha detto? Avellino. Che mondana sei stata a questo re? Ma come hai fatto? Abbiamo tutti dei segreti. Forse ti ho giudicato male. Niente topa però. Se vuoi farti una doccia, è dietro il fienile. Prima le signore. Ok, va bene. Andiamo, tutta nuda finalmente. Alla puntata 9. Oddio, fa un po' schifino, eh. Grande, ci vuole, ci vuole. Mo arriva lo spirito lì. Quello lì, spione. Alla fine il tipo è scappato e indovinate un po', non si è fatto più vedere. Ma la nonna imbalsamata. Ora di dormire. Stasera ci penso io allo stronzo. Perché dobbiamo barricarci in casa? Resta nella tua stanza, Johnny. E non uscire in nessun caso, ricordi? Quello che è successo alle pecore. Non voglio che ti accada nulla. Ma per l'amor di Dio, Paul. Mi dici cosa succede? Vattene nella tua stanza. Non puoi fare nulla. Penso nemmeno. Andiamo subito a romper cazzo. Ballone, no? Vieni, fantasmino. Chiudiamo la pratica. Guarda la tempesta. Tra un po' siamo travolti. Andiamo via. Finire sempre il richiamo. No, richiamo un cazzo stavolta. Thank you.
cazzo. Ma guardali, sti stronzetti. Spiriti della tormenta. No. Ma per ora le ho evitate tutte. Che culo. Dove sta andando? Nel deserto del buco. Mettiamo in azione il nostro spirito. Loro sono buoni, quindi. Jody! Jody, dovevi stare nella tua stanza. Poteva ucciderti. Cosa succede qui? Cos'era quell'essere? Dovevi ascoltarmi e stare nella tua stanza. Voglio la verità. Adesso voglio sapere la verità. E Yeizo vuole il sangue. Non gli interessa nient'altro. Non possiamo fare nulla. Non puoi uccidere uno spirito. Gli spiriti non abitano questo mondo. Se è qui, c'è un motivo. Ti ricordi, Ashki? Siamo amici, giusto? Non si va a cavallo. Adesso io infilo un piede nella staffa e salgo, ok? Ok, colpa mia. Colpa mia. Farò più piano. Ma allora, che devo fare? Boia, una settimana per montarlo. Andiamo, su. Devo riuscire a capire come farlo muovere. Ehi, che ne dici, Ashki? Stiamo andando bene, eh? Il cavallo dovrà svelarmi il tuo segreto. Senti, io sto andando al pascolo a vedere le pecore. Ti va di venire? Certo. Allora andiamo. Yeah! Bene, ma vanno tutti a cavallo, non giovani, eh? Se ne salva uno.
Questo è il più bello di tutti, però. L'altro è quello di Metal Gear. Pure quello di The Witcher. Bellino, però ecco il pascolo. Che buono lì, eh? Senti, so che non hai voglia di parlarne, ma... devo sapere cosa è successo ieri notte. E i fantasmi che circondano la casa. Tu sai chi sono? Mio padre dice che 5 spiriti guardiani proteggono la tribù da sempre. Vengono di notte per impedire a Yeitsu di ucciderci. Non so quanto sia vero, ma... Yeitsu non è mai riuscito a entrare in casa. Tuo padre conosce lo spirito. Non è la prima volta che viene, vero? Yeitsu è qui da sempre. Viene di notte e ruba le anime. Gli anziani credevano fosse una maledizione. Il prezzo da pagare per vivere in queste terre. Adesso tocca a me farti qualche domanda. Che cos'è che ti porta qui in mezzo al deserto? Sembra che tu stia scappando da qualcosa. Verità, dai, l'indiano. Probabilmente voglio solo dimenticare. Ricominciare da zero. Forse sto solo scappando da me stessa. Sei come noi. Anche tu hai i tuoi segreti, vero Jody? Ma sì, vieni. Jay, devo... devo dirti una cosa. Io... Era papà. Al ranch non c'è più acqua, problemi al pozzo. Darò un'occhiata tornando. Se vuoi ci posso andare io. Non credo tu possa farci molto. Farò quello che posso. Dov'è il pozzo? È laggiù. C'è anche un mulino, lo riconoscerai. Ok. Ci vediamo dopo al ranch. Ok. A dopo. Andiamo al pozzo. Andiamo al cavallozzo. Vai cavallino, vai. Io il cactus. Yuppie. Bello. Dove sta il pozzo? Mai nei pensaci te su. Già sistemato. Bel lavoro, Aiden. La pompa funziona di nuovo.
Già finito il lavoro? Andiamo a vedere. Se l'è stralevato, torna più. Vedi? Siamo a miniera. Si muove, via incastrata. Niente. Che devo farne? Usciamo. Interrotto il sogno. Chrome. A cavalletto si va? Sì. Corri bello, corri! Sì, va bene. Bravo. Dove si va? Fort Crum. Ma perché mandarmi qui? Direi che ci siamo. Vedi qualcosa, Aiden?
viaggio nella storia. Un'entità? Che cazzo si... Ha massacrato i soldati del forte. E se fosse Yezu? L'albero biforcuto. Devo trovarlo. Andiamo. Laggiù, quel buo. Ah no, ci sono venuto. Ma mi sono confuso. Ci sarà una barriera invisibile qui presto. Da dove cazzo sono venuto? Da quel buio lì o da quel buio di là? No, mo cavallino! Del diavolo. Il posto che c'era nella mia visione. Scendi. Ma albero d'oro. Porta a casa, vai, è uno. Spettri. Indossavano queste maschere di qua. E la testa. Mo li scava e non ci salvano più. Uccisi. Dall'entità. Non è stato intelligente, ragazzuola. Strano. Qui il talismano non c'è. Thank you.
Che sia? Bambino barbuto. Il quinto talismano. L'ha messo al collo del neonato. Aiutami, Aiden. Devo vedere cos'è successo. Ciao. È stato troppo veloce. Non ho capito. È tutto così confuso. Come se mancasse qualcosa. Mostrerò il talismano. Forse lui sa qualcosa. È sicuro. Non mi fa tornare a casa a cavallo, ti prego. Dai, che arriva già la tempesta. Muovi sto cazzo di cavallo! Vada l'Ade, mi becca. Sta prendendo i talismani. Parti, maledizione, parti! Non si accende, Jay! Non si accende! Tutta sta tornando. Dobbiamo entrare in casa. Questa proprio non ci voleva. Non abbiamo altra scelta. Sai bene che non puoi affrontare uno spirito. Ah, c'è la vescia, vedi? Va, un cicciato di brutto, eh? Che si fa? Andiamo prima in casa a vedere. Dammi il cazzino, nonna. La coperta. È quella che aveva quel bambino. Me la regalò mia madre. Come sua madre fece con lei. E mi fece anche dono di questo. Il quinto talismano. Allora, sì, quanto ci vuole? i vostri antenati evocarono Yitzhu qui. Loro erano smarriti, pieni di odio per l'uomo bianco. Chiamarono lo spirito per uccidere i nemici e avere finalmente l'idea. Mi si rivoltò contro. Aveva ancora sete. Era sete di sangue. E qui Yitzhu è tornato. È venuto a prendersi le nostre vite. I vostri antenati sono i guardiani che proteggono la casa. Sapevano di aver sbagliato.
Così sono ritornati per proteggerci dal male che avevano scatenato. Se hanno portato qui l'entità, ci dovrà pure essere in modo di rimandarlo nel suo mondo. Compirono un rituale per aprire il passaggio. Io ricordo ancora l'incantesimo, ma il rituale è perduto nei tempi. Io l'ho visto. Ho visto il rituale nella mia visione. Lo preparerò io e lei mi aiuterà con l'incantesimo. Fai presto. Sta arrivando. Facciamolo. Un falò. Devo accendere un falò davanti alla casa. Ok, ora devo accendere il fuoco. Andiamo su. A Benza, tira giù. Pesa anche il mondo, l'ho ferito. Ma noi siamo solo quattro e i talismani sono cinque. Ci serve una quinta anima per completare il rituale. È una follia, Jody. Moriremo tutti se non entriamo in casa adesso. Andiamo a prendere il ferito, su. Cazzo. Cazzo, ci serve un'altra anima. Tu. Cristo. Lasci da mandarci dentro il cretino. Bello, sto merito. Guardiani. No, muoio. Ho già preso.
Sì, ho capito, non mi dà il tempo di farlo. È stato più veloce del previsto. Beh, è volata la vecchia. Shivasani! Vabbè, era il prezzo da pagare. Minimo. Nessun uomo bianco è mai stato dove ti sto portando. La mia gente vi seppellisce i defunti da centinaia di anni. Per noi è terra sacra. Vanno piano però in questo giochino, eh. Oh, è una strategia per aumentare le ore di gameplay. Già è andato il cretino, ah, eccolo là. Allora... sono morti tutti e due. Queste sono le ossa dei tuoi antenati. Sono certa che avrebbero voluto essere sepolti insieme alla loro gente. Bel momento però. Avrei potuto salvare Paul. Ma non l'ho fatto. Non devi darti colpe. Mio padre pure è con Shimasani e i suoi enti. Felice dov'è? Direi. Thank you.
saluto te. No, devo andare nel buo. Dov'era? Va bene, vediamoci di culo. Restiamo allora. Ma fammi vedere cosa c'è, perché non l'ho visto dove era la farina. Quella via è strada. Ah, ma come vai piano, fai venire nervoso te. Mamma mia. Ci fa Corcerino. È dura roccia il Corcerino lì, eh? Così hai deciso. Parti. È tempo, ragazzi. Cose del mio passato che devo sistemare. Credo di poterle affrontare adesso. Hai fatto molto per noi. Per noi e per la nostra gente. Se non trovi quello che cerchi, torna da noi. Qui avrai sempre una casa. Vedremo. Niente gang bound. Mi mancherai. Anche tu. Non ti dimenticherò ancora. Appoggia. Ad Ashki mancherai molto. Un giorno tornerò a trovarlo. Don Ciuccione, mi sbilancio, mi piace l'indiano. Oh, il primo bacio che do nel gioco, eh? Finalmente ci si lascia andare. Dai, buttami in fienile, no? Peora. Ehi, Jody! No, guarda, rottame mi danno. Non avrai intenzione di partire a piedi. Mi ci è voluto un po', ma sono riuscito a sistemarla. Prendila, è tua.
questo è il nostro grazie. Che cesso. Però ho fatto la grande, eh? Ma non erano schiattati? Abajo.